comincio test roccia numero 29. Sì, dovrebbe essere la volta buona. Fra poco, padre. Fra poco ti farò vedere, padre, che cosa sa fare una ragazzina sveglia.
È successo qualcosa. C'è una struttura nel pinnacolo che 9 anni fa non esisteva, quando sono partito per andare a raccogliere altri cristalli. È impossibile che ci sia. Eppure sono entrato nel suo vestibolo e so che è vero. Questo mi porta a una incredibile deduzione. Non so come, ma mio padre è ancora vivo. Non capisco come sia possibile. Malgrado tutto, dato il progetto della camera, e in particolare il muro divisorio sbarrato, credo che rivederci sarà difficile. 15 anni, eppure non gli sono bastati. Questa età non era niente quando sono arrivato. Nient'altro che rocce e detriti fluttuanti. Sono stato io a renderla abitabile, e l'ho fatto senza l'aiuto di nessuno. Se solo avessi trovato qualcuno che mi avesse aiutato. Ma no. Non vuole parlare dei risultati. Vuole parlare solo dei libri. Sì, li ho bruciati, padre. Mi dispiace. Adesso possiamo mettere una pietra sul passato e mi fai uscire di qui. Un'altra sera sprecata a giocare al peccatore pentito nella sua camera di collegamento. Non so nemmeno perché spreco il mio tempo. Non si convincerà mai, chiaro. E mia madre? La sua interminabile stretta di mano è esasperante, come sempre. Ma deve esserci un modo per sfruttarla. Magari se faccio leva sul suo senso di colpa, posso scolpire una scenetta che può vedere nel loro visore. Se scelgo il ricordo giusto, forse posso convincerla che ho anch'io i miei rimpianti. È intollerabile. Se non intendeva liberarmi, perché creare la camera allora? Per vantarsi delle sue capacità onnipossenti? Capisco, padre. Davvero. Tutto quello che ho conseguito qui impallidisce in confronto a ciò che tu sai fare con l'arte. È l'unico potere che hai, che non supererò mai. Non c'è da meravigliarsi che tu non me l'abbia insegnato. Adesso basta. È ora che gli dimostri un po' del mio potere. Mio padre crede che la sua camera sia impenetrabile. Ma ha dimenticato le leggi che un tempo mi ha spiegato. Frequenza e vibrazione molecolare. I cristalli possono farlo. Se trovo la frequenza giusta, la loro armonia può provocare una vibrazione che attraverserà la camera a livello molecolare. Quei muri impenetrabili si frantumeranno come vetro. Senza dubbio mi servirà molta elettricità per farlo. Mi conviene regolare di nuovo lo strumento musicale. Ho una sorella? Non so cosa pensare. È una cosa che non ho mai preso in considerazione. Non devo lasciare che mi condizioni. C'è troppo lavoro da sbrigare. Devo aumentare la potenza dei cavi. Costruire altri conduttori richiederà troppo tempo. Ma se smonto parti della rete della nave roccia e poi ricollego il resto direttamente al trono... Ma se nella sua camera ci fosse una breccia, tutto ciò non sarebbe necessario. È inutile. Non mi insegnerà mai l'arte. Fargli domande in proposito serve solo a insospettirlo. Forse, senza di lui, posso impararla dai Dni. Non posso andare avanti senza un campione. Ho provato a staccare dei pezzi dalla camera, ricorrendo a tutti i metodi possibili all'infuori del cristallo. Ma tutti i miei sforzi sono stati vani. Come posso convincerlo a darmi un pezzo? O meglio ancora, una serie di pezzi simili? Chissà se gli piace ancora giocare. Così quella era la mia cara sorellina. Ora capisco perché è così affascinato da lei. È solo una bambina, eppure... Molte volte, mentre discutevamo, l'ho accolta a scrutarmi. Per appurare che cosa credere. Quanto le hanno detto? Non mi importa. È chiaro che l'apprezzano più di quanto abbiano mai apprezzato Akenar e me.
Bene, allora. Sfrutterò anche quello. La modifica della vecchia caverna del cristallo procede puntuale. La perdita del mio laboratorio è stato un contrattempo, perché non posso proseguire i test di frequenza finché non saranno rimosse tutte le pareti della caverna. Ma quell'esplosione mi ha reso molto cauto. Preferirei penzolare nel vuoto, piuttosto che avere pareti di roccia viva che mi esplodono sulla testa. No! Non può farlo! Perché l'ha coinvolta? Non lo permetterò! Non permetterò che una bambina abbia così tanto potere su di me! Come osa accettare di insegnarle l'arte? Deve esserci un modo. Un modo per strapparle la conoscenza. Ma come? Fai pure, padre. Insegnale pure. Se perseveri nel dare questo potere a Aisha, allora mi assicurerò che tu lo dia anche a me. Ho trovato la frequenza. Problema interessante. La matrice interna trattiene un potenziale elettrico indefinitamente, ma lo perde appena il cristallo tocca un oggetto messo a terra. Allora, come faccio a tenere i cristalli isolati fino a quando mi servono?